Orchiferito ancora è il mio giardino, una piccola kermesse gozzaniana, si è tenuto sabato 13 settembre presso Villa Almeleto, su un'idea di Renato Palazzi, in attesa del premio letterario. L'evento è stato organizzato dal Circolo Bloom, dall'Associazione Filo di Seta, da Allieviva, gruppo consigliare di minoranza, dalla Proloco e dall'Associazione Culturale Gli Amici di Guido Gozzano. Durante il pomeriggio, iniziato con la passeggiata in carrozza nei luoghi gozzaniani, novità assoluta che ha riscosso grande successo, si sono alternati diversi spettacoli con attori di primo ordine, quali Mario Brusa, Elena Canone, Valentina Picello, Filippo Renda, il gruppo teatrale Marsido Marsidoris e Famosa Mimosa, Renato Palazzi e Flavio Ambrosini. Ad ogni svolto di sentiero, fra i cespi di gigli e gli archi... Applausi scroscianti da parte del pubblico, intervenuto numerosissimo, tanto da fare il tutto esaurito con oltre 250 persone. Sabato prossimo, 20 settembre alle 16, sempre al Meleto, si terrà invece la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio Nazionale di Letteratura Il Meleto di Guido Gozzano. Moltissimi partecipanti provenienti da tutta Italia sono stati esaminati dalla giuria per le quattro categorie del premio. Per la poesia edita verranno premiati, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto, Miriam Bonamico Chiareno con il volume Scorre il tempo, Brina Morer con Architectures, Renzo Piccoli con Il canto del mare. Per la poesia inedita, la scelta della commissione è caduta su Marina Rota con la poesia Rendezvous, Cristina Spinoglio con la poesia Senza titolo e Loris Maria Marchetti con I due poeti. Per la categoria poesia inedita studenti, primo ex aequo, Sofia Pettazzi, scuola media statale Nievo Matteotti di Torino con la poesia La torta della felicità, e la classe prima G, scuola media statale Aldo Palazzeschi di Torino con la poesia La mia classe. Infine, la segnalazione di merito a Lidia Chiarelli con il volume Immagine e poesia, The Movement in Progress. La giuria era composta da Maria Rosa Masoero, Bruno Quaranta, Gabriella Olivero, Lilita Conrieri e Eliana Pollone. Pensate di me. Temo anzi che troppo bene voi pensiate molto più che io non meriti.